nella lista del pubblico, quindi era solo una così, una comunicazione. L'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2007 è il momento naturale di rispondere delle possibilità economico-finanziarie dell'ente, oltre che un momento di verifica dei risultati ottenuti dall'organizzazione comunale, raffondando gli obiettivi ipotizzati in fase di programmazione. Il risultato di amministrazione del rendiconto è composto da due distinti componenti: dal risultato della gestione 2005 precedente, residui, e dal risultato della gestione 2006, la competenza. Grazie all'azione congiunta dell'amministrazione e dei responsabili dei servizi comunali, messa in atto ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività istituzionali, il risultato di amministrazione per l'esercizio 2006 è in avanzo per €1.756,22. Le entrate e le uscite di parte corrente utilizzate nell'esercizio compongono un bilancio corrente di competenza. Solo in alcuni casi previsti per legge le risorse di parte corrente possono essere implementate da ulteriori entrate di natura straordinaria, di regola destinate al finanziamento degli investimenti. E questo è il caso dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che può essere destinato al finanziamento di nuovi investimenti, ricorrendo in questo modo ad una forma di autofinanziamento proprio degli enti virtuosi, in quanto evita il ricorso all'indebitamento in piena sintonia con le prescrizioni legislative in ordine di patto di stabilità. Va sottolineato come negli ultimi anni si è riuscito a ridurre il grado di rigidità strutturale del bilancio. E infine va evidenziato che i parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni di ente strutturalmente deficitario risultano negativi, a ulteriore dimostrazione del buono stato di salute finanziario complessivo. Intanto si sente il direttore nazionale e nel contempo si rimanda, come forse avete potuto esaminare, gli allegati contabili, ovvero la relazione della revisione. Se ci sono interventi. Vorrei intervenire per fare una dichiarazione di voto. Poi si sa, merito. Allora, noi riteniamo, nei consigli di minoranza, che sia evidente dalla lettura del bilancio come ci sia la piena coscienza della giunta e della maggioranza, da un lato, di sovrastimare le entrate, in particolar modo quelle di cui al titolo 4, 6, 2 e 1, e dall'altro lato l'incapacità di accettare e discutere le entrate stimate. Il tutto, a nostro avviso, parte dall'artificio di prevedere, in sede di bilancio di previsione, maggiori entrate per poter dare copertura alla montagna di spese che si sostengono, ed è finalizzato a sovrastrutturare, cioè gonfiare, il risultato finale di esercizio. A questo proposito faccio alcuni esempi per dare un'idea. Lo stanziamento di competenza 2006 delle entrate derivanti dai trasferimenti statali e regionali era pari ad €714.381 e sono state discosse soltanto €437.627 e si è deciso di riportare al nuovo residui nella misura di €114.537. Lo stanziamento di competenza 2006 delle entrate tributarie era pari ad €750.825 e ne sono state riscosse soltanto €232.103 e si è deciso di riportare al nuovo residui nella misura di €449.066. Un altro esempio è la cessione delle aree PIP per €350.000. In effetti sono state riscosse €30.177, riportate al nuovo titolo dell'esilio €59.235. In questo caso vorrei far presente al sindaco e ai tutti i consiglieri di maggioranza che c'è un aggravante. L'aggravante di trovarci di fronte a un'evidente illegittimità di natura giuridica che ha causato un'altrettanto evidente illegittimità di natura gestionale e contabile. E vi spiego. Se si parte dalla illegittimità dell'operazione conclamata dalla Regione Puglia a rilasciare autorizzazioni edilizie in zona TIP, come noto, basta vedere la nota del 27 aprile 2007 a firma dell'assessore regionale competente Barbanente, appare evidente che non solo le discussioni ricevute dovranno essere restituite, e pongo un'attenzione su questo, a questo proposito nel bilancio non si è previsto nemmeno l'accantonamento o un fondo.
ma anche i residui che si decise di importare nuovo non hanno fondamento poiché attengono a crediti conseguenziali ad atti gestionali già dichiarati illegittimi. Un ultimo esempio, e concludo, mi chiedo che senso ha avuto stimare entrate per la rete informatica RUPA nella misura di euro 100.000 per riscuotere le 60.231 euro e poi riportare a residui nulla, così confermando che quella previsione era nettamente sovrastimata. Chiaramente potrei farne altri di esempi, ma già questo basta a confermare come sono state inserite previsioni di entrata che non si realizzeranno mai per coprire la montagna di spese, con il duplice fine di gonfiare l'avanzo di amministrazione finanziaria e di ridimensionare il risultato negativo di competenza. E per gonfiare l'avanzo di amministrazione si mantengono in piedi una montagna di residui attivi che non hanno fondamento giuridico. Sta di fatto che la percentuale di riscossione dei residui attivi è appena pari al 32%. Concludo dicendo che anche in considerazione del fatto che la documentazione ci è stata molto tardivamente esibita e consegnata, violando norme e regolamenti, oltre che i diritti di noi consiglieri di minoranza, e qui poi aprirò e chiuderò una breve parentesi, mentre si annuncia il voto sfavorevole del rendiconto 2006, così come approvato dalla Giunta, si preannuncia che quando oggi l'ho considerato e valutato, oltre ad altri approfondimenti, sarà oggetto di segnalazione e denuncia agli organi competenti nelle varie materie, nei vari aspetti interessati. Io vorrei aprire una breve parentesi, e la chiudo subito, per quanto riguarda una risposta a una mia richiesta di atti fatta il giorno 6 luglio. Va bene, chiudo. Vorrei fare un intervento io. Scusa, potrei intervenire un secondo, Presidente. Prima di passare la parola magari al ragioniere Di Paolo, che sarà in grado di darci delle delucidazioni sicuramente migliori, vorrei far notare ai consiglieri di minoranza in questo caso che abbiamo a che fare con un bilancio consuntivo, non con un bilancio di previsione. State ragionando come se noi stessimo prevedendo delle spese, noi stiamo semplicemente andando ad approvare, ad accertare delle spese sostenute durante l'anno in base alla previsione fatta, non stiamo prevedendo spese aggiuntive. Quindi l'intervento che è stato fatto mi sembra alquanto anomalo, nonché fuori dalle righe. Quindi noi parliamo di consuntivo, quindi abbiamo accertato quali sono state le spese sostenute e in base alle previsioni che sono state fatte. Se c'è un avanzo d'amministrazione, evidentemente l'ufficio di ragioneria, che adesso ci illustrerà meglio anche la situazione, ha dedotto che tra entrate e uscite il comune si è comportato come previsto. Poi passo la parola alla Gemma Di Paolo se vuole aggiungere qualcosa in merito alle osservazioni fatte dal... Posso dire una cosa rispetto a questa affermazione? Noi lo sappiamo benissimo che si tratta oggi del rendiconto consuntivo, però è chiaro che poi nell'esame del rendiconto consuntivo si fa un esame su tutta la politica economica e finanziaria dell'anno, quindi non ci si può dimenticare che c'è stato un bilancio previsionale e confrontare quindi il bilancio previsionale con il bilancio consuntivo. Alla luce di questo confronto noi abbiamo fatto le considerazioni che prima ha esposto il nostro capogruppo, cioè non si tratta soltanto di approvare meramente e contabilmente il conto economico, si tratta anche di fare una valutazione politica su tutta la programmazione finanziaria, e altrimenti il bilancio in previsione è inutile farlo. Questa è la mia considerazione. Ma accertare il fatto che ci siano stati delle mancate entrate per mancati pagamenti non vuol dire che questi non entreranno, perché noi ad esempio stiamo discutendo quest'anno, mi sembra, la TARSU del 2005 forse, adesso stiamo mandando il 2006, quindi